giocatori nazionali con grande appetito di vittorie, e sono persone che comunque, in cui la motivazione è fondamentale, mentre avremo giocatori nell'ambito madrilegno probabilmente, inevitabilmente, con la pancia un pochino più sazia. Dipende molto dai giocatori che Luis Enrique, secondo me, ha scelto. Questa volta è veramente una campagna acquisti più sua, perché probabilmente con gli handicap che c'erano gli anni scorsi sono state fatte campagne acquisti un pochino più di ripiego, con tutti i vincoli, non vincoli che esistevano. Io credo che sia un ottimo allenatore, che quindi possa avere una buona visione. Abbiamo visto quest'anno, soprattutto quest'anno, sia in Inghilterra che gli europei, che poi alla fine si può vincere mettendo dei buoni ingredienti, combinando bene. Io credo che la fame dei nostri tre sarà molto importante, perché comunque la Sampdoria, tanto per rimanere in tema, nel 91 vinse dopo che Mancini e Viali ai mondiali furono abbastanza mortificati dalla nazionale, così come Vierkovic, cioè tutti giocando pochissimo, molto sottovalutati dal blocco dell'Inter, e poi si prende la 0 di vincere nel campionato 91. Cioè la Sampdoria quell'anno ebbe quella cattiveria che mancava gli anni prima per poter vincere lo scudetto. Quindi da questo punto di vista sono moderatamente ottimista. In ambito europeo ci sono delle corazzate importantissime che hanno investito molto, ma non è detto sempre che poi a fine il denaro abbia una correlazione col risultato, e questo lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo ricorrentemente. Ritengo fondamentale che sia importante che Messi, Mascherano, eccetera, così come Neymar, mettano rapidamente a posto tutte le loro problematiche extracalcistiche, tributarie, in modo che comunque inevitabilmente hanno un peso. Lo vedemmo a suo tempo con Valentino Rossi, quindi fu un momento un po' delicato. Se mettono a posto tutto, hanno dei buoni manager, la società li supporta, secondo me possiamo prenderci ancora importanti soddisfazioni. Messi ha 29 anni, ancora, insomma, ancora secondo me ottimi spazi, sta un pochettino cambiando nell'impostazione, è una classe immensa, e quindi magari tenderà a far fare più gol che quelli che non ha fatto negli anni passati, ma è un giocatore che anche da fermo farà sempre la differenza, proprio per questa sua genialità, che non vedo ad esempio in altri giocatori validissimi come può essere Ronaldo, che è molto basato sull'atletica. Presidente, comunque sostanzialmente sì. Finisca. Diciamo, sì, Ronaldo l'ho visto, sono andato a vedere una partita che sono stato molto curioso, sono andato a Marsiglia a vedere la partita del Portogallo, ho visto Ronaldo molto cambiato rispetto al passato, secondo me è diventato un giocatore, ha perso anche 2-3 kg, molto meno potente sullo scatto, sulla progressione, elevazione mostruosa, veramente sta in sospensione come i giocatori di basket, però probabilmente dai 31 stiamo andando avanti, ci avviciniamo, ecco, con l'incremento dell'età secondo me Ronaldo ha più da perderci di Messi. Messi secondo me è una persona che comunque da fermo, con un piede solo, farà sempre la differenza, è un genio. Ronaldo è un grandissimo giocatore. Presidente, lei è d'accordo nel dire che quest'anno sarà il campionato più difficile per il Barcellona negli ultimi anni, o invece è fiducioso nel campo europeo, in cui il Barcellona deve molto ai tifosi del Barcellona proprio e tutta la squadra? Allora, il campionato secondo me in Spagna non possono che giocarsi al solito due squadre e mezzo, quindi da questo punto di vista credo che lo vedo un po' un anno di transizione. Sì, però alla luce anche del fatto degli acquisti di Atletico e Real, Sì, la vedo comunque più come un anno di transizione. Se la giocheranno loro, io ritengo che sostanzialmente è una partita che il Barcellona fino all'ultima giornata se la giocherà e avrà ottime possibilità di farcela. In ambito europeo è sempre molto dipendente dalla fortuna, cioè bisogna riuscire ad arrivare al momento giusto con le condizioni giuste, perché se no anche una stagione ottima come quella del Barcellona può incappare in un fallo non visto dall'arbitro, un po' di fortuna, la squadra agguerrita al momento sbagliato, si paga dazio e non c'è rimedio. Quindi campionato è una cosa,
La Champions ovviamente non si può programmare, ci vorrebbe un pochino di fortuna in più, perché Barcellona sono anni che pesca sempre le squadre peggiori e Real Madrid pesca sempre le squadre più facili, quindi ecco, ci vorrebbe anche un pochino di fortuna, perché comunque 2 anni fa abbiamo vinto battendo tutti i campioni d'Europa, in sintesi, quindi quest'anno il Real Madrid ha avuto un percorso veramente... Che ne pensa della partita? Che ne pensa invece della partita, visto che siamo a Roma, del doppio turno Real Roma, visto che insomma secondo me in quella partita il Real ha rischiato più volte di... cioè se fosse uscita nel doppio confronto non... Diciamo che il Real ha avuto la fortuna di incontrare la Roma un mese prima di quando avrebbe voluto incontrarlo, perché in quel momento aveva un momento di grande transizione e c'era un grande decadimento, è arrivato Spalletti, li ha letteralmente trasformati, cioè, quindi è chiaro che la Roma ha avuto un po' un momento importante calcisticamente. Dopo la Juve, secondo me è l'unica squadra che in Italia può competere per davvero per lo scudetto e per la Juve, perché hanno comunque una certa abitudine al calcio, l'ambiente dalle parti vostre non è il più facile, però in qualche modo devo dire che insomma la Roma secondo me negli ultimi anni ha inventato qualcosa in termini di calcio e bisogna rendergliene onore. Ecco, in quel momento Real Madrid era giù di corda, la Roma... Sì, no, vai Massimo, scusa. Quindi diciamo che sì, ecco, incontrò la Roma, poi incontrò il Wolfsburg, mi ricordo che a un certo punto perse 2-0 in trasferta, cioè 3-0, poi ha incontrato 3-0. 2-0 ha perso, 2-0. E poi anche in semifinale si è sommato il Bel City, che è una squadra decisamente... Sì, ma io infatti mi riferivo alle occasioni proprio che le squadre avversarie si sono divorate contro il Real Madrid, proprio in quelle occasioni. Infatti la fortuna è stata proprio nelle occasioni, il calcio è fatto di episodi. Ma noi credo siamo tutti uomini di calcio, nel senso che chiaramente quando si arriva a questi livelli di malattia è perché comunque c'è una certa passione. Devo dire che la Real Madrid ha avuto veramente molta fortuna nei sorteggi l'anno scorso, diversamente non avrebbe mai potuto ottenere il risultato che ha ottenuto, e l'ha avuto fino alla finale, fino in fondo, perché poi alla fine... Ma quando è scritto così, c'è poco da fare. Purtroppo il dio del calcio a volte ci riserva questi brutti scherzi. Barcellona quando vince deve sempre star vincere, abbiamo visto le 3 coppe, le ha sempre sta meritate, quelle che ha vinto negli ultimi anni. Aggiungiamoci la quarta, diciamo nel 2006 fu un pochino più rocambolesca, sì. Ecco, ma le altre 3 nettissime. Sì, bene. Senti, invece entrando nell'avvicinamento a quello che è poi il Gamper e quindi questo incontro con la Sampdoria, che poi coincide con il 37esimo congresso mondiale delle Pegne, insomma noi finalmente abbiamo la fortuna di parteciparvi come Pegna Blaugrana Roma, visto l'ufficialità data da 4 luglio. Ma questo Gamper con la Sampdoria, insomma il tuo primo amore, insomma quello che ti ha permesso di giocare al calcio e anche a dei buoni e di buoni livelli, Come la vedi? Come pensi che avverrà? Come verrà la Sampdoria poi al Camp Nou? Allora, la Sampdoria purtroppo è una società molto diversa da quella che comunque ci ha accompagnato in questi ultimi anni. La Sampdoria ha sempre avuto una tradizione presidenziale e di conduzione, diciamo, esemplare. Diciamo che io non ho la stessa sensazione in questi ultimi periodi. Quindi da questo punto di vista non è la stessa società di prima. La società di prima era molto stimata anche a Barcellona per la sportività con cui, certo, affrontò le finali e accettò la sconfitta. Non a caso è il terzo anno, è la terza volta che viene invitata dal 92 da parte della società di Barcellona, è una sorta di talismano. Per quanto nei 2 casi precedenti la prima volta perse i rigori e la seconda la vinse, è evidente che con gli impegni che ci sono, perché mi sembra che Barcellona giochi il 10, giocherà il 10 il Camp, il 14 a Siviglia, il 17 ritorna in Supercoppa,
e ci voleva uno sparring partner che non mettesse in difficoltà la squadra, quindi potesse tranquillamente garantire una partita pedalabile che dia la possibilità di fare, che ne so, un tempo ai campioni da mettere in vetrina, nonostante magari allenamenti ancora non perfettamente rodaggio, e al tempo stesso non rovinare la festa ai tifosi, che comunque bene o male ci tengono a vedere la presentazione dei calciatori. Sono contento che siate presenti ufficialmente, perché per tutto quello che state facendo siete sicuramente una realtà che merita questo onore. È un bel evento, perché comunque anche il congresso è molto rappresentato da club di tutto il mondo, cioè c'è una certa familiarità, ma nel contorno è proprio la festa delle famiglie, dei bambini, dei turisti e delle famiglie, perché i biglietti sono molto poco costosi. Viene di fatto data la possibilità anche a famiglie che magari non possono fare le ferie, certo, perché ad agosto in genere in Spagna sono tutti ferie, oppure persone che comunque non hanno l'opportunità di andare allo stadio durante l'anno, di poter portare bambini e nonni, anziani, mamme. Quindi vedrete anche un clima assolutamente piacevole, proprio per chi ama e ricorda gli stadi italiani così come erano negli anni 60. Quindi da quel punto di vista lì vedrete e vivrete un'esperienza, secondo me, importante per chi ama calcio e per chi appartiene alla grande famiglia, barcellonista. E la Sampdoria speriamo che faccia il suo dovere. Normalmente, mentre squadre importanti partecipano in misura assolutamente ridotta, è normalmente un happening che porta 2, 3, 4 mila persone da Genova, perché comunque quando mai la Sampdoria potrebbe calcare un palcoscenico del genere, quindi è molto sentita. Mi ricordo 4 anni fa che c'erano anche personalità abbastanza importanti anche dello spettacolo nazionale, c'era Crozza, c'era Tedeschi, c'era tanta gente presente nelle tribune alla grande festa della Sampdoria col Barcellona, ecco, proprio per questa comunione di intenti che comunque ha avvicinato le società nel passato. Senti Massimo, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda sostanzialmente invece quello che stiamo un po' chiedendo ai nostri ospiti e interlocutori questa sera. C'è stato il rinnovo l'altro giorno dello sponsor. Al di là di Qatar può piacere o non piacere, ma a te ti sarebbe piaciuto quest'anno vederla quella maglia commemorativa del 92 che io per esempio ho già acquistato e che è veramente bella, con quelle bande larghe, blu e grana, senza sponsor, oppure non c'è niente da fare, ormai siamo vittime di cercare di prendere più, di far entrare più possibile introiti per poi realizzare il mercato oppure pagare gli ingaggi di questi grandi campioni. Allora, io temo purtroppo che anch'io sono nostalgico, no? Nel senso che comunque gli anni in cui ho giocato a calcio non c'erano le ricchezze di adesso, comunque c'era grande sentimento, grande passione che poi uno si porta dietro. In chiusura poi vi racconterò un aneddoto. È chiaro che noi tutti, il Barcellona è un po' questo, è un po' anticonformista in questo senso, e quindi comunque a scrutinio segreto tutti sarebbero contrari alla posizione dello sponsor sulla maglia, proprio per come il barcellonista concepisce lo sport, eccetera. Purtroppo sappiamo che il dio denaro è comunque tiranno, nel senso che soprattutto adesso Barcellona ha da tenere appunto gli ingaggi con le sue punte di diamante che non poteva politicamente lasciare andare via, ha lo stadio da ricostruire, perché comunque in qualche modo è una condizione sine qua non per poter essere tra dieci anni nelle condizioni in cui si trovano adesso. L'indebitamento con le banche è elevato, perché comunque è vero che sono banche catalane
è vero che comunque c'è una componente di appoggio, diciamo, virgolette, politiche, senza far politica, ma è anche vero che c'è un problema di Banca Europea, di Francoforte, che probabilmente impone delle regole, dei parametri che poi a lungo andare, Barça o non Barça, dovranno comunque in qualche modo essere rispettati, perché sennò qui c'è proprio un organo di vigilanza che sta a monte di tutto e che pretende un certo tipo di garanzia sui risparmiatori e sul mondo economico. È evidente, tornando al discorso di prima, che quella scritta comunque in qualche modo è un male necessario. Ecco, io la definirei il male necessario. Poi